All'interno dell'appuntamento alle 9 della sera torna l'appuntamento invece dedicato al mondo del giornalismo con il convegno che si ripete per il secondo anno. Quest'anno però giornalista di professione parlerà di fake news. Sì, ripartiamo dopo l'estate con alle 9 della sera, un appuntamento che dedichiamo quando ripartiamo sempre al mondo del giornalismo. L'hai detto tu, particolare attenzione la diamo al fenomeno delle fake news, cioè tutte quelle informazioni che vengono veicolate dal web, Facebook e quant'altro, che a volte contengono delle notizie che sono false e non attendibili. E pertanto facciamo una bella tavola rotonda con giornalisti del territorio e parliamo appunto di questo argomento, ognuno ovviamente in rapporto alle proprie esperienze, a quello che è proprio vissuto, sapendo benissimo che la tendenza di oggi, no, è quella che il cittadino dà molto credito a queste notizie che veicolano su web, e a volte sono notizie false e tendenziose che portano, diciamo, a distarsi dalla realtà. Quindi, insomma, a mio avviso è un argomento molto interessante e mi fa molto piacere che saranno presenti nuovi giornalisti, nuovi amici che appunto stanno sul territorio, che molto spesso ci portano notizie che appartengono al territorio, ma non solo, anche su livelli più alti. Quindi sarà una serata, credo, molto interessante, alla quale spero che ci sia molta partecipazione. Bene, ricordiamolo l'appuntamento in Enoteca Comunale. Sì, prossimo venerdì alle ore 21 Enoteca Comunale. Saranno due ore da trascorrere, nelle quali appunto sì, è una tavola rotonda, ma allo stesso tempo ci sarà la possibilità per tutti coloro che partecipano di fare domande e di, diciamo, mettere, aggiungere al convegno, no, delle notizie che possono essere interessanti e anche arricchire il dialogo.